è un festival letterario itinerante. Dal 2013 propone letteratura varia, davvero per tutti i gusti. Itinerante perché tocca diversi comuni in tutta la Sardegna. L'anno scorso è stata un'edizione un po' minimale, sappiamo tutti per quale motivo. Quest'anno invece si spera che davvero Entula possa viaggiare per la Sardegna con i suoi libri e con i suoi autori. Per parlarci di questa edizione 2021 abbiamo in collegamento video Francesca Casula, che salutiamo. Ciao Francesca. Ciao, grazie per l'invito. Quest'anno per la provincia di Nuoro, insomma, Entula è particolarmente ricco perché ci sono intanto gli 8 comuni dell'Unione della Barbagia che hanno aderito al festival grazie all'iniziativa del comune di Sarule e al concorso Libri Liberi riservato ai ragazzi della scuola superiore. E poi c'è stata l'adesione di 3 comuni dell'Ogliastra, quindi Bauneivi, la Grande Strisaili e Orzulei. Com'è quest'anno la situazione e come sta rispondendo anche la gente alle vostre proposte? La risposta è molto, molto calorosa perché dopo essere stati, insomma, chiusi in casa e privati dell'incontro, poter tornare a incontrarci all'aperto, distanziati, in sicurezza, è stato importante. Abbiamo ripreso a fine maggio, anziché ad aprile, come ogni anno. E continueremo finché sos carabinieri dubermittinti, come si suol dire, perché finché non ce lo impediranno, noi andremo avanti. Quindi abbiamo anche cercato di concentrare le attività nei mesi estivi proprio per poterci vedere all'aperto in maggiore tranquillità. E la risposta è molto molto positiva, anche dei comuni nuovi, molto calorosa a Baunei, a Villa Grande Strisaili, siamo stati a Ollollai, è davvero un grande piacere incontrare le comunità di lettori e ne siamo stati privati per troppo tempo. Ecco, allora, prima di chiudere, ricorda il prossimo appuntamento più vicino a noi. Sabato 7 alle 19 in piazza Mebbia a Tiana incontriamo Carla Fiorentino che dialogherà con Natascia Talluru.